Come ogni settimana il Fatto di Marcotti, scenari politici, economici, le ultime notizie messe sul tavolo con il commento del nostro Giancarlo Marcotti, che vado subito a salutare. Giancarlo, buongiorno, bentrovato. Grazie Manuela, una buona giornata a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Faccio un breve sommario per poi darti la parola, che insomma, con le notizie principali delle ultime ore che sono tutte estremamente collegate. Il macro tema è sempre il Covid, però insieme a Covid la parola d'ordine è vaccini e campagna vaccinale che nel nostro paese pare possa essere in accelerazione. Questo potrebbe significare minori contagi e questo potrebbe significare una ripartenza delle attività commerciali. L'Italia è quasi tutta arancione, fatta eccezione per qualche regione che rimane ancora in zona rossa con tutte le limitazioni del caso e addirittura il governo potrebbe decidere nei prossimi giorni, addirittura in senso positivo chiaramente perché siamo già in ritardo secondo me, ma insomma addirittura potrebbe decidere una programmazione strutturata, cosa che è mancata fino a questo momento, con riaperture graduali di tutto quanto per arrivare finalmente al giorno in cui non ci sarà più nulla di chiuso, ammesso che poi l'Italia ce la faccia a sostenere questa ripresa, intendo dire i singoli lavoratori, le singole aziende riescano a sostenere questa ripartenza dopo più di un anno di precarietà appunto lavorativa. Allora, Giancarlo, la domanda molto tranchant è: siamo a una svolta? Potremmo dire in questo momento, insomma, quasi ci siamo? Diciamo che stiamo andando verso il periodo dell'anno migliore da questo punto di vista, nel senso che, come tutti sappiamo, i virus non amano il caldo, per cui stiamo andando verso una primavera, anche se ultimamente non è che guardando il tempo atmosferico sembrava proprio primavera. Comunque, insomma, andiamo verso una primavera inoltrata e poi verso l'estate, quindi dovrebbero essere i mesi migliori, è stato così anche l'anno scorso. Speriamo che questa volta sia ancora meglio e che quindi poi dopo questi mesi, che senz'altro saranno sotto il punto di vista sanitario migliori rispetto a quelli che abbiamo alle spalle, speriamo che poi dopo ci sia la vera ripresa, diciamo, perché io la ripresa noi l'avevamo già vista l'anno scorso e poi dopo è stata una falsa ripartenza. Quindi la cosa che ci auguriamo è che ci sia una ripartenza, ma la vera ripartenza, cioè che da rossi siamo passati ad arancione, da arancione visto che dovrebbe essere stato soppresso il giallo, dovremmo passare a bianco e poi non lo so, oltre il bianco cosa c'è? Diciamo il trasparente, Sì, cioè non c'è più tutto. nulla, insomma, prima eravamo tutti un colore unico, quantomeno, no? Quindi forse quello sarebbe ritornato alla normalità. Peraltro, appunto, dovrebbe arrivare la programmazione da parte del governo. L'Italia potrebbe uscire dal lockdown, detto così sembra un tempo enorme, però chiaramente con una programmazione graduale. Dal 20 aprile, che è la giornata in cui potrebbero davvero vedere la riapertura, alcune attività che finora sono state chiuse, al 2 giugno. Quindi il 2 giugno, così nel piani al momento, poi speriamo che magari tutto venga accelerato, dovrebbe essere la data ultima, oltre la quale, tutto dovrebbe essere appunto riattivato. Una data simbolica, peraltro, la festa della Repubblica, la rifesteggiamo di nuovo. Ecco, detto così, manca ancora tanto, soprattutto per quelle attività che dovrebbero riaprire per ultime. Però speriamo che dal 20 aprile si cominci. Draghi ce la farà in tutto questo? Beh, non dipende da Draghi, nel senso che Draghi, come Conte in precedenza, si affida a dei dati che dovrebbero senz'altro essere in miglioramento, ma questo al di là della campagna vaccinale. Come dicevo, il 2 giugno, insomma, siamo praticamente alle porte dell'estate, anche se sappiamo che insomma già dal mese di giugno è un mese caldo per noi, insomma per l'Italia. Quindi io direi che senz'altro si può fare anche qualcosa prima, sarebbe auspicabile che si faccia molto prima di questo 2 giugno. Tanto questo 20 di aprile, cioè manca insomma pochi giorni,
è già un primo passo, ma che poi venga accelerato e che magari verso la metà di maggio si possa davvero aprire tutto, insomma, tornare alla normalità, ecco. Certo, Confindustria stima un graduale recupero del PIL. Altra notizia che mettiamo sul tavolo e che si va a unire a quelle che abbiamo appena elencato, un graduale recupero del PIL italiano nella seconda metà di quest'anno, che porterà una crescita del più 4,1 nel 2021 e del più 4,2 nel 2022. Una revisione al ribasso di 0,7 punti rispetto allo scenario di ottobre, ma che conferma un recupero sui livelli pre-Covid a fine 2022, anche se credo Giancarlo, viste anche il nuovo scostamento di bilancio che il governo ha già annunciato, forse è ancora presto per parlare di stime definitive, ecco. In effetti sarei cauto su quelle stime perché io ho anche le stime della CGA di Mestre che invece parlano, non sono stime sul PIL, ma sono stime ovviamente come fa la CGA di Mestre, cioè monitora le aziende. Insomma, le aziende se dovessero continuare a pagare le tasse che non sono ancora state annullate, le tasse in Italia sono state solo rimandate. Quindi quello che si augura è che la CGIA di Mestre è che invece ci sia proprio un abbuono, insomma, perché la cifra sarebbe intorno ai 28 miliardi, insomma. Perché altrimenti le aziende potrebbero comunque risentire in maniera pesante appunto di questi fatti. Non, io mi auguro un più 4 quest'anno e un più 4 l'anno prossimo, che Confindustria azzecchi le previsioni, così senza avere naturalmente dati in mano, ma leggendo e sentendo mi sembra un leggermente ottimistico, insomma, è ottimistica come previsione. Sì. Beh, peraltro, parlando proprio, vabbè che purtroppo c'è sempre questo scollamento tra le varie parti dell'economia, però un recentissimo rapporto Istat sulla produttività ha fotografato una situazione italiana abbastanza allarmante, cioè ci ha detto che quasi la metà delle imprese italiane è strutturalmente a rischio. Quindi, insomma, bisognerà vedere anche quante riusciranno a sopportare i danni subiti in questo ultimo anno, anche perché finché non abbiamo quei dati i numeri, diciamo, a nostra disposizione, non possiamo neanche percepire di quanto sarà la crescita, perché dipenderà tutto da quello, oltre ad altre variabili, insomma, no, Giancarlo? Quindi bisognerà attendere tutte queste risposte. Non so se sei d'accordo, ecco. È esattamente proprio quello che intendevo dire, cioè non, vedendo le aziende, non sarei così ottimista come dice Confindustria, vedendo la situazione, diciamo, probabilmente magari ho anche una visione un po' parziale perché magari ho così più diretto contatto con le piccole e le piccolissime aziende piuttosto che con le grandi aziende, magari invece le grandi aziende hanno una situazione migliore, senz'altro sarà così. Quindi non voglio dire, dico solamente che mi auguro che le previsioni fatte da Confindustria siano corrette. Io vedo tante piccole e piccolissime aziende in difficoltà, soprattutto con il pagamento delle imposte, che insomma dovrebbe esserci non un semestre bianco come ci sono per le elezioni del capo dello Stato, ma un anno o anche 2 anni bianchi intesi nel quale le aziende potessero non pagare le imposte. Allora lì. Certo. Sì, io prima ho detto ci vorrebbe adesso un lockdown delle tasse, no? Dopo che siamo Esatto. stati obbligati tutti a supportare questo lockdown barra zona rossa, perché poi le due cose sono leggermente diverse. Senti, ti faccio un'altra domanda un po' provocatoria, ma perché ne abbiamo parlato tante volte, no? La domanda più generica è quindi a questo punto il rilancio da dove passa? Altra, invece un po' più come provocazione, ti chiedo, passa dal Recovery Fund, visto che siamo nel mese in cui dobbiamo presentare il nostro piano a Bruxelles? Cioè, aprile è arrivato, sembrava lontano, eppure siamo qui.
È arrivato e noi siamo ancora in attesa dei primi centesimi, non dei primi euro. Purtroppo devo sottolineare il fatto che le mie previsioni, che poi non erano previsioni, insomma, sono rivelate corrette. Cioè, non so se ti ricordi, Manuela, ma se torniamo indietro di un anno, vabbè, governo Conte, ma diciamo ad aprile, maggio dell'anno scorso, quando così era già scoppiata la pandemia e si era già capito che la cosa era molto grave e quindi si era già cominciato a parlare di recovery fund, si ipotizzava, diciamo, questo aiuto europeo per i primissimi mesi dell'anno successivo, cioè di quest'anno. E anzi si diceva che nel 2020 potessero essere erogati degli anticipi su quei soldi. Io avevo detto che anticipi non se ne sarebbero visti, che dovevamo presentare dei piani entro il 31 di marzo e che quindi, ben che andava, i primi soldi arrivavano nella seconda parte del 2021. E così di fatto è, cioè noi fino a luglio-agosto non vedremo sicuramente nulla. Probabilmente se arriverà qualche cosa, arriverà tra settembre, ma più probabilmente ottobre, insomma verso la fine di quest'anno. Quindi io naturalmente sapete che sono per prendere la parte che viene cosiddetta a fondo perduto, che poi non è a fondo perduto, ma è a ripartizione, ma Sì, comunque quella certo. parte di recovery fund, ok, va benissimo, cioè contribuiamo e riceviamo. La parte dei prestiti, secondo me, è una parte molto pericolosa, perché i prestiti, naturalmente, come tutti sappiamo, devono essere restituiti. E purtroppo devono la restituzione di una cifra così importante per le casse dello Stato sarebbe un vero e proprio disastro, no? Certo. Quindi sapete, insomma, come la penso sul recovery fund. Un aiuto va bene, un prestito non è proprio un aiuto, ecco, non lo considero un aiuto. No, 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 esatto, anche perché poi ne usciremo un po' con le ossa rotte, no? Dopo questo periodo, quindi immaginiamoci se accumuliamo debiti, cioè a questo bisogna pensare. A questo punto ti chiedo se altro argomento che comparirà tra poco anche in grafica, se un modo per qualche modo superare le incertezze che ancora permangono può essere questo, cioè lo abbiamo anticipato e tu sei stato il primo a mettermelo sul tavolo quando ci siamo sentiti pre-diretta, il Fondo Monetario Internazionale punta a incrementare le sue riserve e capacità di prestito di 650 miliardi di dollari attraverso una nuova emissione di diritti speciali di prelievo, ricordiamo, lo strumento monetario del Fondo Monetario Internazionale. Quindi con la numero uno Georgieva che dice insomma dovremmo fare il possibile, dobbiamo fare ancora di più rispetto a quello che è nelle nostre originarie intenzioni per accelerare questa ripresa e far sì che non ci sia più incertezza. Può essere un punto di partenza, Giancarlo? Allora, può essere un punto di partenza e anche un punto di svolta. Allora, eh sì, perché allora, tanto, diciamo una cosa banale, ma ricordiamolo, cioè se il Fondo Monetario Internazionale appunto propone, anzi dispone una nuova emissione di 650 miliardi, vuol dire che la situazione non è proprio rosea, no? Quindi se il Fondo Monetario Internazionale deve andare in soccorso di alcuni stati, perché il Fondo Monetario Internazionale, tra le altre cose, ma insomma, quella cosa principale è quella di aiutare gli stati in difficoltà, quindi se fa nuove emissioni per un importo così rilevante, non solo, ma dice anche che potrebbe essere solo un inizio, quindi questo dovrebbe già suonare come un campanello d'allarme. Cioè, se arrivano gli aiuti è perché siamo in una situazione in cui sono necessari gli aiuti, non siamo in una situazione florida. Quindi, fino a poco tempo fa abbiamo parlato di aumento di uscita
dalla crisi di PIL in forti aumenti, eccetera, così, il Fondo Monetario Internazionale opera come se la crisi non fosse per nulla passata, insomma, anzi, fossimo ancora in piena crisi. E questa, diciamo, è la prima considerazione da fare. L'altra considerazione, penso la più importante, è proprio questa dei diritti speciali di prelievo, diciamo. Sì. Allora, il Fondo Monetario Internazionale, insomma, sappiamo un po' tutti, è un'organizzazione internazionale, vabbè, c'è la scritta internazionale, ma sappiamo che gli Stati Uniti hanno sempre avuto, diciamo, un ruolo fondamentale nel Fondo Monetario Internazionale. E il Fondo Monetario Internazionale ha sempre prestato dollari. Questa era una cosa importantissima, cioè non prestava altra valuta che non i dollari. Però già oramai da 50 anni, io vado a memoria, ma mi sembra che sia del 70, una cosa del genere, proprio perché il Fondo Monetario doveva essere internazionale ed era giusto così, si è creata una sua valuta. Poi adesso non entriamo nel Sì. tecnico, perché naturalmente ci sarà qualcuno che mi dirà: no, ma non è una vera e propria valuta. Comunque, è una costruzione fatta attraverso le principali valute mondiali. Erano dollaro, sono dollaro, euro, sterlina e yen, e adesso si aggiunge anche il renminbi, cioè la valuta cinese. Quindi, mettendo assieme le principali valute mondiali, ne usciva questa valuta assolutamente virtuale, naturalmente non stampata, non ci sono le banconote, che si chiamava DSP, cioè diritto speciale di prelievo. Era una valuta che serviva essenzialmente a livelli statistici, perché appunto gli Stati Uniti davano i dati in dollari, gli europei in euro, i giapponesi in yen, i britannici in pound. E allora il Fondo Monetario Internazionale, per omogeneizzare, diciamo, rendere omogenee, non so se è Sì, omogeneizzare, per rendere adesso ci siamo omogenee, capiti. Sì. sì, esatto, e per rendere omogenee appunto il tutto, aveva creato questa appunto valuta che si chiama tuttora diritti speciali di prelievo. La novità clamorosa sarebbe che si appresterebbe il Fondo Monetario Internazionale a prestare questi 650 miliardi direttamente in diritti speciali di prelievo. Tanto, voglio dire, è una questione contabile, vengono prestati agli stati, resta, cioè non è che questi soldi circolano, vengono prestati alle banche centrali degli stati. Quindi è una novità che, secondo alcuni, inquietante, secondo altri invece positiva. Inquietante perché allora si dice che ovviamente si tenda a fare qualche cosa di simile a quello che è accaduto in Europa. In Europa si sono messi assieme 19 stati e Sì. hanno fatto una moneta che è l'euro. Ah, E qua ok. dicono: allora, se fanno una moneta mondiale, cosa, si mettono assieme tutti gli stati per fare una moneta Sì, mondiale? Ovviamente io no, figuriamoci. Vabbè. esatto, io non ci credo che Cina, Stati Uniti, Non, ma sì. infatti la vedo altamente improbabile, però tu dici, però c'è chi pensa che si potrebbe andare in quella direzione lì. Esatto, che vede dietro, insomma, degli scenari abbastanza inquietanti, insomma, il governo mondiale, tanto per essere chiari, ecco, dietro a una moneta mondiale arriverà il governo mondiale. Io non ho questa visione, tuttavia mi sembra strano che gli Stati Uniti accettino così di perdere questa loro leadership a livello mondiale in campo monetario, perché sappiamo che il dollaro è la moneta di riserva per eccellenza. Quindi che adesso gli Stati Uniti, così senza battere ciglio, perdano questo privilegio, mi sembra un po' strano. Quindi, ecco, l'ho fatta un po' lunga, ma andava anche spiegato No, no, infatti il hai fatto motivo. benissimo. Peraltro, scusami, è già emerso, però intanto beh, verrà presentata una proposta formale al Consiglio. In più è da dire che
ci sarebbe una spinta sostanziale diretta, quindi alla liquidità di, ti chiedo conferma Giancarlo, alla liquidità di ogni singolo paese senza avere ulteriori oneri sul debito, giusto? Quindi sarebbe veramente una liquidità che entra nelle casse dei paesi che darebbe impulso poi all'economia, appunto, proprio per superare questa incertezza della ripresa. Sì, ma infatti allora, beh, il Fondo Monetario Internazionale, come tutti, naturalmente poi dopo i soldi cioè, richiede anche che vengano effettuate Vabbè, certe. regali non ne fa nessuno, insomma, questo Esatto, lo sappiamo, certo. esatto. Sappiamo che ci sono stati molte polemiche sulla gestione del Fondo Monetario Internazionale, appunto perché è considerato troppo vicino agli Stati Uniti, troppo così, insomma, governato quasi dagli Stati Uniti. Però io ritengo, ecco, il Fondo Monetario Internazionale un'istituzione importante proprio perché vorrei che a livello monetario ci sia qualcosa di veramente sovranazionale. In pratica, adesso senza entrare nei dettagli, ma noi ci siamo ritrovati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in una situazione in cui doveva rinascere il commercio internazionale, ma non era nata una. Cioè il sistema monetario era estremamente confuso. Ricordiamo poi a Bretton Woods come andò a finire. Di conseguenza è stata presa una decisione provvisoria, che come tutte le decisioni provvisorie è diventata più definitiva di quelle definitive, ma comunque la decisione provvisoria è di utilizzare come moneta di riserva quella degli Stati Uniti, visto che era uno Stato che aveva vinto la guerra e che non aveva subito danni dalla guerra, che non so, non erano stati bombardati gli Stati Uniti. Di conseguenza il dollaro ha cominciato a circolare come moneta internazionale al di fuori degli Stati Uniti. Io ho sempre detto che questa era un'anomalia e che gli scambi internazionali dovevano avvenire con una moneta internazionale, anche non, anzi, certamente non coniata, come i diritti speciali di prelievo che infatti sono nati nel 1970, se non mi sbaglio. Però poi dopo sono rimasti così lì. Si Sì, sapeva che c'era questo, ma certo. non adesso forse vengono davvero messi in circolo e questo è una novità Per sul. questo anche tu dicevi non solo può essere un punto di partenza, ma un punto di svolta e barra di arrivo, proprio perché si farebbe ricorso di qualcosa che però è sempre stato lì un po' congelato, ecco, mettiamo così, e quindi questo potrebbe dare davvero movimenti importanti senza pensare a quello che potrebbe comportare, insomma, per chi è un po' scettico rispetto all'utilizzo, insomma, però noi abbiamo già talmente tanti scenari catastrofici, non ne mettiamo, non ne aggiungiamo altri finché non ce n'è bisogno, no? Ok, quindi insomma aspettiamo a questo punto la proposta formale. Entro giugno dovrebbe arrivare, la proposta formale per capire se effettivamente verrà approvata. Esatto. E ripeto, l'hai detto molto bene tu, potrebbe davvero essere un punto di svolta. Già c'è chi lo ha detto anche tempo fa, l'ex governatore della Banca Centrale della Gran Bretagna, cioè della Bank of England, ha detto che a breve, diciamo, andranno ad esaurirsi, insomma, non circoleranno più i petrodollari, no? Petrodollari che sono diventati famosi con la crisi del 72, insomma, del petrolio. Quindi quella miriade di dollari che viaggiava al di fuori e che viaggia tuttora, perché esistono ancora i petrodollari, che viaggia al di fuori degli Stati Uniti, ma che sono dollari statunitensi, solo che viaggiano fuori dagli Stati Uniti e servono Certo. appunto per scambiarsi il petrolio che era diciamo la commodities più importante, che è stata la commodities più importante. Quindi, insomma, gli scenari si aprono. Forse anche questa crisi qua del Covid ha accelerato
questa possibile novità che potrebbe essere una novità importante, insomma. Ecco, attendiamo, noi ne parleremo, naturalmente sono certa che anche tu nei tuoi video ne parlerai a lungo. Chiudiamo con questo messaggio che poi è più una riflessione. In realtà questo amico scrive cosa ne pensa il dottor Marcotti della mancanza del piano pandemico. Ci dice, si dice, cosa poteva fare Speranza, poverino? E questo amico scrive, programmare in anticipo? No, fermo restando che purtroppo insomma, nulla è stato semplice in questo anno, quindi poi indipendentemente dalle pecche di ciascuno, e ce ne sono state tante, noi le abbiamo sempre messe in evidenza, però insomma è anche complicato dire che cosa davvero si poteva fare. Però Giancarlo, proprio un brevissimo commento in chiusura e poi ti saluto, proprio in Sì, 30 secondi. allora, non sono un fan di Speranza, e però al di là del mio giudizio personale, in effetti il fatto che quel libro sia stato, insomma, fermato, non pubblicato, la dice lunga sul fatto che Speranza non avesse molto capito quello che stava accadendo e la gravità di quello che stava accadendo. Poi quel libro, insomma, appunto, è stata bloccata la pubblicazione, altrimenti, insomma, avremmo letto delle cose che non ci avrebbero fatto piacere. Ecco, questa è la questione. Certo. Certo, un piano pandemico non c'era, come tante altre cose in Italia non c'erano. Cioè, purtroppo non dobbiamo stupirci anche di queste manchevolezze nel nostro paese, insomma. Sappiamo che la prevenzione l'abbiamo sempre lasciata un po' in disparte, in tanti campi, non solo nel campo sanitario. D'accordo, d'accordo, esatto. Credo che sia il messaggio conclusivo più consono, almeno per il momento. Giancarlo, sperando di risentirci la settimana prossima con ulteriori nuove novità, visto che dal 20 aprile dovrebbe partire una prima programmazione, visto che questo amico parlava di piano pandemico e quindi a questo punto siamo al piano di riaperture. Noi rivedremo, anzi potete rivedere e noi stessi, questa puntata sul nostro sito lefonti.tv e sul nostro canale YouTube. Quindi potete rivedere i punti che vi siete persi. Naturalmente ci seguiamo Giancarlo su Finanza in Chiaro e naturalmente ci rivediamo qui la settimana prossima. Ti ringrazio tanto, Manuela, e un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Grazie Giancarlo Marcotti, in attesa di riavere i nostri ospiti anche in studio quando sarà possibile, questo è chiaro. Grazie a tutti voi per averci seguiti, continuate a rimanere sulle fonti TV perché ci sono tanti contributi interessanti e poi live sui mercati dalle 14:30 e grazie per averci seguiti.